Ed eccolo finalmente anche per il mercato italiano. Parliamo di Asus ROG Phone 2, la seconda versione di smartphone sviluppato dall'azienda taiwanese specificamente per le esigenze dei videogiocatori. Avremo due versioni diverse, il modello Elite e il modello Ultimate. La differenza è sotto la scocca. Il modello Elite ha storage da 512 GB, quello Ultimate invece sale a 1 TB. Prezzi cambiano leggermente: 899 euro per il modello Elite e 1199 euro per il modello Ultimate, che arriverà leggermente dopo. Ci sono tante novità in questo prodotto, che mantiene però il fun factor esterno e le caratteristiche tecniche che abbiamo visto con la prima generazione. Innanzitutto il pannello è uno schermo OLED da 6,59 pollici di diagonale. La peculiarità è la frequenza di refresh del pannello, 120 Hz. Per la prima volta tocchiamo in un device mobile di Asus questa frequenza di refresh, che è molto utile per garantire fluidità ai videogiocatori soprattutto. La risoluzione è 1080x2340 pixel, il supporto HDR10 e la latenza di 1 millisecondo. Caratteristiche tecniche che quindi ne fanno un prodotto sicuramente consigliato per coloro che vogliono dilettarsi con il gioco. Del resto questo è il target di riferimento, e lo vediamo ad esempio da alcune piccole caratteristiche tecniche mutuate già dalla prima versione: gli speaker stereofonici sui due lati, e poi qui nella parte inferiore il connettore per l'alimentazione, in modo tale che io possa giocare in questo modo senza avere, come tipicamente succede, il cavo di alimentazione laterale che dà fastidio nel momento in cui si vuole impugnare questo prodotto. La batteria da 6000 mAh, decisamente importante, ottenuta con uno spessore, definiamolo abbastanza contenuto, ma soprattutto grazie al sviluppo verticale di questo smartphone, che nella parte posteriore integra il logo ROG retroilluminato, quindi anche qui una connotazione grafica molto forte a richiamare quelle che sono le caratteristiche tipiche del mondo dei videogiocatori. Un altro elemento interessante, va bene, il connettore sempre nella parte inferiore, che replica quello sul lato lungo, e il jack da 3,5 pollici per le cuffie. Abbiamo poi tutta una serie di accessori che, come per la prima generazione, possono essere forniti con questi prodotti. Abbiamo la seconda generazione di Air Trigger, abbiamo sempre la ventola aggiuntiva che può essere montata come accessorio per garantire una migliore dissipazione termica durante le lunghe sessioni di gioco, e ovviamente tutta quella serie di accessori di joypad piuttosto che lo schermo secondario, che possono nuovamente cambiare ulteriormente l'esperienza di gioco. Due le fotocamere presenti, una da 48 megapixel con f1.8 e la seconda ultra grandangolare da 13 megapixel. Quella frontale da ben 24 megapixel, in questo caso f2.2, e quindi in grado di scattare, di prendere autoscatti a una risoluzione estremamente elevata. Asus quindi continua a scommettere sul pubblico dei videogiocatori, che è un po' quello storico dell'azienda per quanto riguarda i prodotti ROG, con uno smartphone che si differenzia notevolmente da quello che è la gamma degli altri produttori. Il focus quindi è sempre quello dei videogiocatori, per un prodotto che vanta specifiche tecniche ai massimi livelli. Ricordiamo ad esempio il chip Qualcomm Snapdragon 855 Plus, con una frequenza di clock che arriva a 2,93 GHz, quindi prestazioni assolutamente molto elevate, ma allo stesso tempo non limitandosi soltanto ad avere un SoC molto potente, ma integrando anche tutta una serie di funzionalità accessorie che permettono al videogiocatore di meglio esprimersi. Ovviamente il target è molto chiaro, ed arriva anche un peso abbastanza importante: 240 grammi non sono pochi per uno smartphone, che rimane comunque facilmente trasportabile, ma quantomeno in questo caso rimane una proposta diversa rispetto alle soluzioni top di gamma tradizionali più classiche presenti in commercio. Continuate a seguirci qui da LIFA edizione 2019. Da Berlino è tutto, a presto!